Ciao a tutti amici, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Salvo Pimpos. Nuovo video pomeridiano, siamo su Spider-Man. Continuiamo questa avventura. Allora, dovevamo andare. L'unica cosa fattibile è andare qui. Continuare quindi con la storia principale. Andare al distretto finanziario, il municipio. Forza, andiamo a vedere cosa dobbiamo fare oggi perché voglio ammazzare un bel po' di demoni. Perché già mi stanno un po' sulle scatoline, per non dire altro. Demoni, vi devo ammazzare tutti oggi. Che già mi avete fracassato le scatole. Quello è l'ingresso del palco. Noi saremo proprio lì davanti. Ci sarà un mare di gente a vedere. Andrà bene, tesoro. L'ultimo discorso che ho fatto, ero al liceo. Miss Steinberg mi diede 6 min. Beh, è un peccato che non possa vederti oggi. Ehi, dacci dentro, papà. Insomma, hai salvato Spider-Man. In pratica sei già un supereroe. Un supereroe. Sono solo una persona che non molla mai. Andiamo. Benvenuti a tutti. Prima di cedere il palco al sindaco Osborn, vorrei spendere alcune parole. E quindi? Penso che la guerra tra bande sia finita. Cioè, tipo finita finita? Sì, ci sono ancora dei dettagli da chiarire, ma... Dettagli da chiarire? Beh, dalla scena si è allontanato un camion di una compagnia chiamata Consolidated Shipping. C'è qualcosa che non mi è chiaro, non so perché. Più tardi potremo prendere un caffè e ragionarci. Sì. Grazie davvero, Jim. Non so se troverò parole migliori, ma ci proverò. Sappiamo tutti che l'agente Davis è un eroe. Oppure, al posto del caffè, perché non una cena, invece? Magari potrei venire da te e cucino io. In alternativa... Ci incontriamo in un luogo neutrale per un normalissimo pasto, cucinato da professionisti. Per gesti di straordinario coraggio, che trascendono il comune dovere, è mio privilegio insignire l'agente Jefferson Davis di questa splendida medaglia d'onore. Ho una chiamata. Non mi sembra il momento, Jimmy. È urgente. Ok. Congratulazioni. Grazie, signor sindaco. Beh, voglio condividere questo onore con la mia famiglia. Mia moglie Rio e mio figlio Miles. Senza di loro io non sarei ciò che sono. Sì? Ho lavorato anni per questo momento. Chi è che parla? Nei prossimi giorni la tua azienda, la tua città e tutto ciò che hai di più caro al mondo sarà distrutto. La gente implorerà il tuo aiuto, ma tu non sarai in grado di salvarli. Ascolta, idiota. Ricevo minacce come questa 2 volte a settimana. Comportati da uomo e dimmi cosa vuoi. Vederti soffrire. Ci picchia. Ah, ci picchia. Miles! Miles, stai bene? Ma
Miles! Grazie a Dio. Mi senti, tesoro? Mi senti? Stringimi la mano se mi senti. Aspetta qui. Vado a cercare tuo padre. Peter, svegliati. Parla di qualcosa, ti prego. Controlliamo lui. È una follia. Là dentro. Da qui non vorrei essere schiacciato dall'auto. Accidenti! Mamma! Mamma! Ma Spider-Man che fine ha fatto? Peter è rimasto... Cavolo! Presto! Pensa! Mi sta scivolando! Ma che ce la facciamo? Esci! Ok, ciao Blu. Mamma! Miles! Miles! Stai bene? Ben fatto, ragazzo. Tutto ok? Sì. E tu, come stai? Sì, tutto ok. Ma tu sicura di stare bene? Sì, davvero. Non è niente. Andrà. D'accordo, ascolta. Meglio. Io vado a cercare papà, ok? No. Miles, papà. No. Miles, no! Io la vedo brutta, invece. Lo troverò. Miles! Papà è vivo. Me lo sento. E ti vuoi buttare da qua? Era proprio qui. Girarli per proseguire. Se mi vedono è un problema. Sì, di qua ho capito, ma c'è un tizio che guarda dritto davanti a te. Mi vedranno. Direi. Hai finito di puntarmi sta torcia addosso, tizio. Adesso. Paurissima. E non siamo alla domenica horror. Via. Aiuto. Aia, m'hanno visto. Aiuto. Ripetiamo. L'ho capito che devo andare lì. Ma se mi puntate la torcia addosso. Vado adesso, vai. Via. Non fai rumore, però. Vado? Io vado. Via. Scendiamo.
Devo aiutarlo. Come ci arriviamo là? Sani e salvi, quantomeno. Ora. Ora, aspetta. Eccomi. Salvo io, papà. Non fa rumore, però. Ecco, sbattiglioli in faccia. No. No, basta. No. Fermo. Dobbiamo andare. Ora. Ma il signor lì è a capo di tutta la banda. Papà. 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 Papà, no. Svegliati, papà. Coraggio. Svegliati. Che notizione. Una settimana dopo. Mi spiace per tuo padre. Ti conosco. Sono Peter Parker. Ero al municipio quando... Senti, so che non mi conosci, ma... Volevo solo dirti che... So come ti senti. Ecco... È questo che volevi dirmi, no? Oppure... Il tempo lenisce il dolore... Oh, non temere. Fa parte del piano di Dio. Scusa, volevo solo... Aiutarti. Lo so. Ti prego di scusarlo. Non so come farò con lui. Trofeo l'avvento dei demoni. Ma quello è a capo di tutto. Mi dispiace, Jeff. Ok. Ho da fare. Che c'è? Hai già iniziato a cercare Martin Lee? No, non posso scatenare una caccia all'uomo basata su sospetti di Spider-Man. Ti dico che è lui, devi fidarti. Portami una prova e poi ci parliamo. Una prova? Certo. Ma era là, no? Ehi, che proprio. Ciao. Allora, come stai? Mi sa che ho fatto un casino. Quel ragazzo ha perso suo padre per colpa mia. Ti conosco troppo bene per chiederti di non essere duro con te stesso. E la polizia? Hanno trovato indizi su lì? Non lo stanno neanche cercando. Yuri non vuole credermi. Allora dobbiamo trovarlo da soli. Ho fatto delle ricerche. Va a questo indirizzo. L'anno scorso Martin Lee ha rilevato le azioni di un centro di riciclaggio. Sarà il suo nascondiglio? Possibile. Sappiamo che non è alla pista. Se non lo trovi al centro, puoi comunque cercare una pista per scoprire dove si è nascosto. Giusto. Ottimo lavoro, MJ. Ti tengo aggiornata. Ah, un'altra cosa. Ho parlato con un detective riguardo i demoni che hanno interrogato. Sostengono che Martin Lee abbia il potere di, testuali parole, corrompere le persone. Corrompere? In che senso?
Sembra una sorta di controllo mentale. Fa emergere il tuo lato negativo spingendoti a commettere gesti che non ti appartengono. Mi sembra assurdo. Ha parlato quello che si arrampica sui muri. Ok, in tutto questo sono arrivato. MJ aveva ragione. Questo posto pullula di demoni. Prima elimino gli sgherri, poi setaccio l'aria. Ok, quantomeno adesso ci sgranchiamo un po' le ossa. Mettiamoci qua, attacchiamo un po' di gente. Pericolo. Vieni qua, tizio. Vieni qua, tranquillo, non ti faccio niente. Vieni qua, faccia di demoscelli. Ok. Due eliminati. Tre eliminati. Poi vediamo chi altro dobbiamo eliminare. Questo qui è sicuro. Eliminazione da sporgenza. Vieni qua e rimani qui come un bozzolo di testa di capra. Poi quel cicciottello lì dobbiamo cercare di appenderlo, perché è troppo cicciottello. Vieni qua, testa di demoscello. Vieni qua che ti appendo. Chi è che mi ha visto là? Mi hanno visto. Facce di moscerini. Ma avete visto, vero? Avete... Che è? Dammi sto coso che te lo metto dove sei tu. Non mi tirate cosa addosso che poi vi faccio la bua, vi faccio... Vi faccio la bua poi. Ok. Ok, questo era l'ultimo. Possiamo entrare? Ah, una serratura blindata. Questa è roba da banche, non da centri di riciclaggio. Addirittura. Se solo riuscissi a capire da dove arriva la corrente. L'ho trovato, tranquillo. Eccolo qua. Posso disabilitare i circuiti. Ragnatele elettriche. Ok. Ragnatele elettriche. È un passo avanti. I circuiti hanno bisogno di più potenza. Qua c'è l'altra. Vieni qua. Andata. E l'ultima, eccola qui. Dobbiamo distruggere un po' di cose. Oh. Così si fanno le cose. Perfetto. Eccola. Entriamo, vediamo chi ci aspetta qua. C'è nessuno? Da lì possiamo entrare. Ah, accidenti. Che c'è? Ecco dove vogliono colpire. Aspetta, sono gli uffici elettorali di Osborne. Tutti i percorsi partono dallo stesso indirizzo. Brutta cosa. Attrezzature ipertecnologiche. Magari potrei riciclare questa roba in un'arma su misura. Vedi che puoi fare, Spa. Spicciati però. Qua che c'è? Esplosivi rubati dal cantiere edile di Fisk. Qua? Le armi di Fisk. Tutto di Fisk. Qua? Autobombe. È da pazzi. Non era una guerra tra bande. I demoni hanno derubato Fisk per attaccare il sindaco Osborne. Allora, hai trovato lì? No, ma avevi ragione. Lì usa questo posto come copertura per i demoni. Fabbrica bombe, traffica armi. Santo cielo. E hanno in programma un altro attacco. Questa volta agli uffici elettorali di Norman Osborne. Quindi lì è il sindaco, hanno un conto in sospeso. Ho trovato anche un indirizzo. Deve essere la loro base. Se mi sbrigo, forse posso fermarli. Forse. Forse però. La vedo dura. Mi sa che ci sarà un mega scontro. Yuri, sono io. Sbrigati, sono impegnata a assorbirmi le urla del capo. Lì e i demoni hanno pianificato un altro attacco. Stavolta contro gli uffici elettorali di Osborne. Sicuro? Non vorrei perdere tempo con un'altra falsa pista. Devi fidarti di me. Ti invio l'indirizzo di un centro di riciclaggio. Troverai tutte le prove lì. D'accordo.
D'accordo, ordino subito di evacuare gli uffici elettorali. Ma se ti sbagli, dovrai aiutarmi a cercare un altro lavoro. Speriamo di no. Eccomi qua, fatemi largo. Fatemi largo che arriva Spider-Man. Consolidated Shipping. Sono troppi. Devo eliminarli in silenzio. Wow. Ma anche con stile. Soprattutto con stile. Allora, vediamo chi c'è qui. Pagina dei gadget. Puoi creare la mina scatto. Potrei usare quello che ho trovato al centro di riciclaggio. Ok, facciamola. Trappola di ragnatela a innesco laser che neutralizza i nemici all'istante. Fighissimo. Nuovo, potenziamolo. Mi manca il gettone sfida. Meglio così. Selezioniamolo. Ok. L2. Mettiamo una bella trappola qui. Il tizio ci passa e viene intrappolato automaticamente. E questa, amici Chiesa. Miei, si chiama giustizia karmica. Bellissimo. Se ne piazzo un'altra qua, che succede? Fai compagnia all'amico tu, dai. No, devi andare avanti però. Vai avanti, ti ci porto io, va. Ta segno io la strada, vieni qua. Vieni qua, bravo. Attraversa il laser, bravissimo. Oh, fai compagnia all'amico tuo, va. Ok, ne abbiamo un'altra. Vediamo a chi prende. A quel tizio lì. Mettiamolo qua. Tizio, c'è un laser qua. Vacci. Aspetta, ti aiuto io. Vacci, caro amico, vacci. Vai, un po' più avanti. Un altro pochino. Bravo, continua così e rimani là. Oh, fantastico. È crollato con tutto il coso al muro. Fantastico. Non abbiamo più, vero? Peccato, mi stavo divertendo. Eliminazione ragnatela. Tieni qua, testa i ramoscelli. Ok, già tutti ammazzati. Dentro ovviamente ce ne saranno un'infinità, tra cui anche i cecchini. Quindi direi di cominciare con i cecchini. Evita di spararmi con i cecchini. Ma visto. Moscerino, moscerino. Ha chiamato i rinforzi. Oppure no. Adesso mi metto qua. E poi ti attacco. Eliminazione da sporgere. Vieni qua. Uno ce l'abbiamo qua. Come sei tu? Sicuro. Vieni qua. Vieni qua. Vienitene al muro. Forza. Non fare il monellaccio. Poi ritorniamo qui. Vediamo se adesso è sicuro. Adesso è sicuro. Appenditi qua che fai più luce tu. Delle lampadine. Dai, ti attacco lo stesso, ma chi se ne frega. Delle azioni stealth. Io sono Spider-Man. Spider-Man non fa le azioni stealth. Spider-Man picchia. Spider-Man picchia. Così Spider-Man fa. Che ce ne facciamo delle azioni stealth? Ok. Martin non è qui. Controlliamo dentro. Controlliamo dentro. Rompiamo tutto intanto. Così controlliamo dentro. C'è nessuno qua? Hanno basi sparse in tutta la città. Completa altri depositi dei demoni in città per ottenere gettoni base. Puoi filtrare le icone sulla mappa nella pagina leggenda accessibile premendo triangolo. Quindi, altre cose da fare. Le cose da fare qui non finiscono mai. È peggio di quanto pensassi. I demoni hanno un vero esercito. Eh sì. Usciamo? Andiamo via, forza. Forza, andiamo via. Aia. Aia, la vedo male. Ma la vedo male, malissimo. Malissimo. Eccolo. Ma malissimo proprio. Come malissimo. Se una frusta letale non fosse abbastanza. Vieni, la faccia di Ramoscello. Faccia di Ramoscello. Vieni, vieni, che ti sbatto le cose addosso. Crepa, crepa, che stai a fare. Vieni qua, testa di capra. Testa di capra. Non so cosa mi aspettavo di trovare, ma di sicuro non questo. Nemmeno io. Ancora? Ancora? Ma volete morire tutti allora? Vieni qua. Credo di aver fermato l'attacco dei demoni agli uffici di Osborn. Bene. Hai trovato? No. Ma forse ho scoperto una pista. È un ufficio, si chiama Baylor's Rise. Mi suona familiare. Controllo e ti faccio sapere. Aia, chi è che m'ha picchiato? Chi è che m'ha picchiato? Ancora? Ancora questa. Di mal
vabbè. Ancora co... Oh, lo ammazzo. Già mi hai fracassato le scatole con queste cose qua. Oh. Oh, e questa è la lezione che vi meritate. Ricevuto, Silverbird, stiamo scendendo. Un altro in vista. Viale sicure. Questa è una novità. Ma questi chi sono? No, 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 questo è mio, d'accordo. Ora giustizio questo figlio di... Ehi! Hey! Non potete farlo nella mia città! E questi chi sono? Ehi, ehi! Prima di iniziare, mi spiegate che diavolo siete? Codice SM1, codice SM1, attendiamo ordini. Ricevuto, obiettivo in vista, attendere Silverbird. Ma tutti i combat ce l'hanno in questo gioco. Bella entrata, ti do 8 su 10. Nove su 10. Lasciatelo! Lavora con noi. Yuri... Ti dispiace spiegarmi? Lei è Silver Sablinova, capo della Sable International, un'agenzia di sicurezza, pagata dal sindaco Osborn. Oh, il sindaco ha un esercito ora. Se mi ostacolerai di nuovo, non sarò così gentile. Vai, ti spiego tu. Ah, ci picchia. Che donna incacchiata. Ok, doppio scopo completato. Ehi, mi spiace per la storia di Sable. Te ne avrei parlato, ma è successo tutto troppo in fretta. Tranquilla, siamo ancora amiconi. No, non siamo amiconi. Così mi spezzi il cuore. Comunque, Sable ha un ascendente sul sindaco e un potere senza vincoli. Abbiamo indagato all'indirizzo che mi hai mandato. C'erano prove su un attentato dinamitardo, ma nulla che porti a Martin Lee. Ci sto lavorando. Ehi, hey, MJ. Ho recuperato dei documenti relativi alle altre aziende di Martin Lee. Ha attività in tutta la città. Ah, i luoghi combaciano con una mappa che ho trovato in quella ditta di spedizioni. Controllerò. Fammi sapere cosa trovi in quei posti. Io tenterò di montare un caso. D'accordo. Ora sto andando all'ufficio di Martin Alfist. Voglio capire quali siano le sue motivazioni e magari anticipare le sue mosse. Ok. Saluta zia May da parte mia. Aspetta, non è in pericolo, vero? No. Lì ha solo un obiettivo in mente. Norman Osborn. Speriamo. Allora, ragazzi, episodio fighissimo. Quindi, mi raccomando, non vi perdete il prossimo, perché la storia si sta facendo veramente, veramente molto interessante. Al solito, quindi, se vi piace lasciate un bel like. Vi ricordo che potete seguirmi anche sulla pagina Facebook, Twitter, Instagram e tutti i reti social, di cui trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale. E poi c'è tutto, al prossimo video. E oggi torniamo su Minecraft. Allora, oggi abbiamo un bel po' di cose da fare. Allora, pensavo di prendere qualche pollo e metterli in un recinto. Che ci fa il maiale lì dentro?